Ciao ragazzi, come potete ben vedere dalla neve, ma soprattutto dal maglione natalizio. Sì ragazzi, da quest'anno sto mettendo il maglione natalizio. Oggi sono arrivato alla scuola, per me è l'ultimo giorno e mi sono ritrovato con questo bel maglione natalizio che metterò da ora in poi. Allora, di cosa si occupa questo video? Un vlog, qualcosa? Non lo so. Vi devo informare di un po' di cose. A parte riepilogare un po' il fatto che tipo sto usando Fraps, che l'avete visto già in vari video. Poi c'è la mappa natalizia per quanto riguarda farming, cioè davvero c'è la neve in tutta la mappa e lo vedete nella model farm, solo in quella. Nell'altra, nella Polish Farm invece non ci sarà niente. Un'altra cosa molto, dico molto importante, un grande regalo per Natale per tutti voi è la presenza di Agrilore in farming, perché ha comprato farming, quindi presto lo vedremo in multiplayer. Sto guardando qui perché mi sono segnato una lista e devo dire delle cose. Sì, un'altra cosa che devo dire è che questo sarà uno dei soliti video per cui mi prenderanno in giro. Ma vabbè, uno ci vuole un bel video, non mi interessa che mi prendano in giro. Io, anche se mi espongo, a differenza di tutti coloro che mi prenderanno in giro, ho molto più coraggio di loro. Tra le varie cose importanti c'è il mio canale che è arrivato a 300 iscritti. Sì ragazzi, grazie a voi siamo arrivati a 300 iscritti da qualche giorno. Ora qui vedo anche 301. Comunque, se non lo siete ancora, cliccate su iscriviti, cliccate anche sulla campanella e spuntate questa dicitura che dice inviami tutte le notifiche in modo da poter essere sempre aggiornati sui miei video. La spuntate e fate salva. Un'altra cosa, sì, proprio qui la possiamo vedere vicino al mio canale. Ho creato un secondo canale che si chiama Modir Tutorials Ita. In questo canale sarà abbastanza diverso da quello attuale, cioè farò tutorial su AutoCAD, su tutti i programmi che mi capiteranno di mano. Anche voi scrivetemi e io vedrò i tutorial che posso fare. Un'altra bella cosa che mi è capitata in questi giorni, mi è arrivato un video di un fan, una cosa che non mi aspettavo. Questo mio fan ha anche un canale, si chiama Il Chianino. Ora di regola dovrebbe comparire il video e questo video fa vedere mentre arrivo a 300 iscritti. Io non me l'aspettavo, comunque, cioè, mi è piaciuto davvero. Ritornando un attimo sulla questione qualità, fraps, eccetera, eccetera. A parte che adesso sto registrando con Cyberlink, non chiedermi perché lasciate perdere. Ah, un motivo magari può essere il fatto che ho la neve, lasciamo perdere anche la neve. Allora, non posso far vedere una cosa, cioè, starei usando un programma, ho visto un programma che ora vedo che cosa posso fare. Ok, dovreste vedermi lo stesso andando nelle impostazioni di Cyber, dato che ho scaricato un programma che si chiama 3DF Smart Cam. Praticamente lui mi aggiunge delle cose. Ora, dovrebbero comparire anche delle impostazioni, non lo so. Se faccio ok, che succede? Allora, ok. Vedete, intorno a me si è creato il verde, cioè questo programma riesce a cancellare, ecco è comparso qui, vabbè, mettiamo da parte, riesce a cancellare tutto ciò che c'è dietro di me. Lui più o meno capisce dove si trova la mia figura, solo che sicuramente, come starete notando, sta laggando, quindi è un programma che non posso usare, cioè sarebbe stato bello perché avrebbe aggiunto qualità, ma comunque non è il massimo, appunto, se mi fa laggare, cioè che senso ha? Vedete anche delle altre cose. Io ho scelto il verde scuro perché altrimenti il verde, quello lì proprio acceso, mi avrebbe lasciato delle onde intorno alla mia figura quando vado ad editare. Quindi questo qui, il colore verde scuro, mi sembra un'ottima cosa, anche perché insomma, è più attenuato. Fa anche delle altre cose tipo sfocare ciò che c'è dietro. Vi potete trasferire al mare, fate un gameplay al mare, non lo so, vedete voi. Qualunque cosa, magari anche in foresta. Ah no, vabbè, questa è solo una cosa per mettere qualche effetto, tipo. No, vabbè, niente di che. E va bene, ritorniamo qui. Vabbè, sta roba la levo di nuovo. Vado qui. Tranquillamente da qui, seleziono la mia fotocamera. E
e ritorniamo. Queste cose le posso fare anche perché c'è OBS che mi aiuta, cose complicate. Se volete magari vi faccio un tutorial sul secondo canale, ditemelo e vi spiego un po' come funziona tutta questa gestione di fotocamere. Ora vedo un attimo se c'è qualcos'altro da dire. Ah, ecco, una cosa che mi è venuta proprio adesso in mente è che sì, c'è Steam, a parte questo. Ho appena raggiunto 101 ore su Farming. A mio parere sembrano poche. Cioè uno come me dovrebbe avere molte più ore su Farming. Il fatto è che dato che non solo io gioco ma edito, faccio altre cose, mi occupo anche un po' di YouTube, tra l'altro ora anche a scuola, vabbè, ora sono appena iniziato la vacanza, ma non ho tempo infinito, perciò dovrei avere molte più ore su Farming e vi assicuro che magari faremo il doppio di quelle ore solo nel periodo natalizio. Comunque, per quanto riguarda i gameplay su Car Mechanic, ho comprato l'ultimo DLC che aggiunge le Bentley. È un altro marchio con delle altre macchine, ora ve le faccio vedere un attimo. E quindi possiamo andare a smontare, a vedere come sono fatto più o meno. Ovviamente non è perfetto, ma comunque si dovrebbe avvicinare un po' alla realtà. Ed ecco, queste sono un po' delle cose che potremo vedere nei prossimi gameplay di Car Mechanic. Quindi restate aggiornati e speriamo di beccare anche un lavoro che ce le può far vedere. Va bene ragazzi, oltre ad augurarvi un buon Natale non ho nient'altro da dirvi, a parte ringraziare ancora il Chianino per quel fantastico video. E magari vedremo in tempi brevi Agrilore con noi su Farming. Quindi seguite le mie serie, seguite il mio canale, lasciate un bel like, come vedete, iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Da Vitt è tutto, ciao!